ragazze, in questo video voglio farvi vedere come vado a modificare alcune delle mie fotografie con un programma in particolare. Utilizzo Photofire, vi lascio il link per il download qua sotto nell'info box, tutti i link insomma che vi possono essere utili. In realtà è un programma a pagamento, però potete avere la possibilità di scaricare la versione di prova, quindi poterlo provare, se vi può piacere poi decidere di acquistarlo. Io ad esempio ho la licenza e il programma costa, se non ricordo male, 89 dollari. Aspettate che me lo sono segnata sul telefono. Ok, ci sono due opzioni. La prima è l'abbonamento annuale, che adesso è scontato al posto di 89 dollari, viene 49 dollari. Oppure, come ho io, quindi la licenza, potete utilizzare il programma per sempre e costa 79 dollari. Il programma e la versione di prova sono disponibili sia per Mac sia per Windows. L'unica cosa che per Mac non c'è una funzione in più, ovvero l'editor delle foto, come modificare i colori delle foto, ma ci sono soltanto le altre due opzioni, che sono il taglierino, quindi andare a rimuovere lo sfondo, e il cancelletto, quindi andare a rimuovere le persone e gli oggetti indesiderati delle fotografie. Dopo vi faccio vedere un mini tutorial su come vado a modificare appunto le mie foto. Le anteprime per YouTube le realizzo sempre soltanto da computer, utilizzo sia Photoshop sia Photofire, che appunto è il programma di cui vi sto parlando adesso, e ad esempio per le anteprime utilizzo Photofire per andare a mettere i prodotti un po' qua e là sull'anteprima, come ad esempio magari vi metto delle immagini qui, ma comunque dopo vi faccio vedere come faccio, quindi vado a cercare le mie immagini su internet, i prodotti che insomma che voglio e mettere sull'anteprima, e poi vado a rimuovere lo sfondo. Alcune volte è più semplice, altre magari è un po' più complicato se lo sfondo non è magari completamente bianco, ma ci sono molti dettagli come fotografie scattate all'aperto, infatti dopo vedete come vado a modificarla. E quindi vado ad utilizzare nella maggior parte dei casi questa funzione per le mie anteprime, mentre invece la funzione per rimuovere gli oggetti, le persone, le cose indesiderate nelle fotografie, questa funzione la utilizzo tantissime volte, specialmente per le foto che poi vado a caricare su Instagram. Però adesso non mi perdo più in chiacchiere, visto che ho realizzato un mini tutorial su come vado ad utilizzare queste due funzioni e come modifico quindi le mie foto. Questo è il programma che utilizzo per rimuovere lo sfondo e per cancellare gli oggetti che non voglio che si vedano nella foto, e parto a farvi vedere proprio come rimuovere gli oggetti in una fotografia. Ho preso ad esempio questa foto che abbiamo scattato io e Stia a Santa Monica, e come potete vedere sullo sfondo nella spiaggia ci sono un po' di persone che non mi piacevano, e quindi sono andata semplicemente a rimuoverle con la funzione cancelletto eliminazione. Quindi io vado a selezionare con il pennello le cose che voglio eliminare, poi vado semplicemente sul pulsante cancella, e come potete vedere si cancella in automatico tutto quello che ho selezionato. Se restano delle piccole imperfezioni, questo succede quando si va a cancellare un dettaglio posizionato non sopra uno sfondo omogeneo, come in questo caso la sabbia, in certi punti sono un po' più dettagliati, quindi vado a utilizzare la funzione clonazione per andare a ricopiare uno sfondo che voglio, come in questo caso sono andata a ricopiare la sabbia, e continuo così con tutti gli oggetti che voglio eliminare. Come potete vedere, in meno di 5 minuti si rimuovono tutti gli oggetti e la foto poi appare molto molto più bella. Infatti poi vi farò vedere sia il prima che il dopo. Certi dettagli comunque li lascio, però le persone, specialmente in foto del genere, preferisco eliminarle, preferisco rimuoverle. È davvero davvero molto molto semplice. Ci sono anche delle applicazioni che fanno questo, però questo programma è molto più preciso. Infatti quando posso farlo preferisco sistemare le foto dal computer. E niente, continuo così con tutte le cose che voglio andare a rimuovere. Poi ovviamente in base alle necessità si può ingrandire oppure ridurre la grandezza del pennello. Se dovete rimuovere una cosa abbastanza grande si può utilizzare una misura di pennello ovviamente più grande. Viceversa, se dovete andare a rimuovere un piccolo dettaglio, un oggetto molto molto piccolo, è consigliato utilizzare il pennello di dimensioni piccole per essere più precisi. E guardate la differenza, cioè la foto cambia davvero tanto. La seconda funzione che utilizzo tantissimo invece è l'eliminazione dello sfondo. Questa funzione la utilizzo specialmente per le anteprime che carico poi su YouTube, le copertine dei video, specialmente quando, come in questo caso, devo andare a rimuovere lo sfondo di un prodotto. Io cerco il prodotto su Google, poi lo salvo sul mio computer e poi lo importo all'interno di questo programma e vado a rimuovere lo sfondo. Rimuoverlo davvero semplicissimo con l'evidenza
evidenziatore rosso, si va a rimuovere completamente tutto lo sfondo, con l'evidenziatore verde invece si va a selezionare quella parte di fotografia che è stata eliminata, diciamo, per sbaglio. E poi avete la possibilità di sovrapporre l'immagine che avete ritagliato, fare tipo un fotomontaggio e quindi andare a posizionarla su degli sfondi già installati all'interno di questo programma, oppure, come ho fatto io in questo caso, sono andata a importare la mia anteprima e sono andata a posizionare questo prodotto, questa fotografia, sopra la mia anteprima. Poi ovviamente, come notate, si può ingrandire o ridurre la dimensione della fotografia, ruotarla, insomma posizionarla dove più preferite. Questa appunto è una funzione che utilizzo quasi sempre per le mie anteprime, però ogni tanto, una cosa che faccio raramente, però ad esempio oggi ho voluto provare con voi a farla, è stata quella di rimuovere da questa fotografia che avevo scattato una domenica in questo meraviglioso parco, però non mi piaceva il verde come risultava nella mia galleria di Instagram, quindi sono andata a rimuovere completamente tutto lo sfondo. Anche qua semplicemente con l'evidenziatore rosso vado a selezionare i punti che voglio cancellare completamente, mentre con l'evidenziatore verde si vanno a riselezionare i dettagli di fotografia che sono stati cancellati per sbaglio ma che devono rimanere. Questa fotografia è stata un pochettino più lenta da sistemare, in quanto lo sfondo era abbastanza dettagliato dietro, non c'era uno sfondo completamente bianco come ad esempio nella foto di prima, che allora lì è davvero molto veloce la cosa. Quando ci sono sfondi un po' più particolari, con un po' più di pazienza, comunque si riesce ad ottenere davvero un bellissimo risultato. Con questa foto sono andata anche a selezionare la funzione sfocatura del bordo, perché in questo modo la mia sagoma, il contorno del mio corpo, risulta molto più naturale. E una volta fatto questo, un po' come prima, si va a creare il fotomontaggio, quindi a posizionare la fotografia sopra un'altra foto, come in questo caso questa con la scritta Love, che mi piace tantissimo, tant'è che l'ho pubblicata su Instagram. E niente ragazze, come avete potuto notare è davvero semplicissimo utilizzare queste due funzioni. Nel giro di 5 minuti si ottengono dei risultati davvero molto molto belli. Adoro la funzione del rimuovi gli oggetti, proprio perché tante volte magari quando andate in un posto molto turistico, come ad esempio è successo a me negli Stati Uniti, scattare una foto con poche persone nello sfondo era davvero quasi impossibile, perché tutte le persone volevano scattare la foto ovviamente in quel punto, quindi questa funzione viene veramente super super utile. Come vi dicevo, c'è anche un'applicazione che si può utilizzare, ma la stragrande maggioranza delle volte preferisco sempre editare le mie foto del computer, perché escono sicuramente meglio. Nulla, io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemi sapere qua sotto nei commenti se vorreste vedere anche un video su come vado a modificare le mie foto che poi pubblico su Instagram. Vi mando un grandissimo bacione e ci vediamo prestissimo in un nuovo video. Ciao!